16 dicembre, siamo quasi vicino a Natale. Siamo da noi in via Forcella, in questo locale che è qualcosa di molto molto importante. Siamo qui per che cosa? Siamo con Giuseppe Vaccarini, dobbiamo fare il punto di quest'annata come è andata, no? E niente, ti lascio la parola. L'anno, il 2013 per noi è andato molto bene perché abbiamo avuto un evento importante che è stato il miglior sommelier d'Europa che abbiamo organizzato su mandato dell'ASI a Sanremo, ha avuto un grande successo, tutti gli ospiti provenienti da tutta Europa e dal mondo ci hanno fatto i complimenti, credo che se lo ricorderanno per un bel po' sia come concorso sia come accoglienza sia come prodotti italiani che hanno potuto assaggiare. Per quanto riguarda invece l'associazione, anche in associazione abbiamo fatto i grandi progressi sia dal punto di vista del continuo miglioramento e innovazione dei nostri percorsi didattici, della formazione, insomma sia in Italia che all'estero, perché abbiamo soci anche in altri paesi, e questa sera festeggiamo il Natale come si usa per tradizione, insomma con i nostri amici, alcuni ospiti, i nostri soci, e lo facciamo in questo ristorante, che è un ristorante importante, con una cucina che fa una cucina veramente interessante, e abbiamo portato anche una pancetta fatta da un mio amico che ha 4 anni e pesa ben 25 kg, una cosa eccezionale. Per l'abbinamento abbiamo voluto fare una cosa ancora nuova e innovativa, per ciascun piatto verranno abbinati 2 prodotti, un vino e una birra, proprio per dimostrare che il sommelier non è soltanto il personaggio che si occupa del vino, ma di tutte le bevande. Questa sera abbiamo iniziato con la birra, in abbinamento al vino e al cibo. Ci puoi già anticipare che tipo di birra è? Ma abbiamo preso in considerazione le varie, non voglio anticipare, sarà un po' la sorpresa, ma abbiamo preso in considerazione le varie tipologie di birra. Bene, assaggeremo allora questa birra e poi anche credo del buon vino. E degli ottimi vini, perché abbiamo anche presenti i produttori, quindi se non portano i vini buoni rischiano loro. Vogliamo parlare anche un pochettino l'ASPI, adesso è diventata bella grande come si deve, bella importante, quest'anno non abbiamo vinto campionato, vabbè pazienza, lo faremo più avanti. I giovani che vogliono avvicinarsi adesso al vostro mondo, che cosa potrebbero fare? Beh, innanzitutto dovrebbero fare della formazione che riguarda proprio il mondo delle bevande, il servizio, l'abbinamento, tutto quello che riguarda il lavoro del sommelier in effetti, e fare delle esperienze sia in Italia che all'estero, perché il sommelier è molto richiesto soprattutto all'estero, adesso si intende veramente in tutti i continenti, perché c'è un grande sviluppo del turismo in tanti paesi ad alto livello, e dove il sommelier viene richiesto sia per le competenze più comuni che quella di consigliare il vino, servirlo a tavola eccetera, sia anche per gestire il settore delle bevande come food and beverage. Ecco, queste sono delle opportunità molto importanti per i nostri giovani che ne dovrebbero approfittare, visto che noi siamo qui apposta per creare la loro formazione e guidarli in questo percorso che gli permetterà di fare una carriera sicuramente rispondente alle loro esigenze. Anche perché ASPI sono sommelier, ma sommelier professionisti, quindi voi fate delle cose molto eccelse in Italia e nel mondo. A questo punto parliamo anche dell'Expo, quindi cosa vuol dire? Che tra un anno, anno e mezzo ci sarà un qualche cosa di molto molto importante, quindi bisogna anche prepararsi. I vari locali sono pronti per avere i sommelier giusti per preparare il vino? Questo non lo so, ma lo spero tanto, perché i sommelier bravi ci sono, i prodotti li abbiamo, c'è solo saperli presentare bene e al momento giusto con le persone che vengono apposta per provare i nostri prodotti in Italia, fargli riconoscere, farli apprezzare, e questo vorrebbe dire mantenere questo rapporto per tantissimi anni nel futuro. Però vuol dire che sì che ce ne sono, ma magari mancheranno. Già mancano adesso, quindi ne mancheranno ancora di più. E quindi i ristoratori che vogliono fare poi bella figura, essere pronti come ce l'è, forse è il caso che si sveglino. Sì. Sì, lo dico semplicemente così, ma è proprio vero, perché spesso è il ristoratore che è poco sensibile ad assumere un sommelier, perché in Italia non si sono ancora convinti che il sommelier porta un beneficio importante dal punto di vista economico alla ristorazione, quindi all'azienda. Devono entrare, fare un passo avanti e ragionare un po' in questo modo, come fanno nei paesi più evoluti, prendiamo l'esempio dell'Inghilterra o degli Stati Uniti, dove il sommelier ha un ruolo veramente importante, di grande prestigio, per questa ragione, perché porta un grande beneficio all'azienda. Poi c'è anche un altro fatto, noi il nostro vino vogliamo portarlo all'estero. Forse bisogna anche però insegnarlo a bere bene, insegnarlo a conoscerlo e tutto quanto. Insomma, lei potrebbe essere questo ambasciatore importante. Certamente, perché mi riferisco soprattutto ai paesi che non hanno cultura enologica, che non hanno cultura del vino, hanno bisogno di conoscere questo prodotto, quindi solo il sommelier è in grado di farlo conoscere ed apprezzare nel modo corretto, in modo giusto, di modo che
futuro consumatore di questi paesi diventi un vero consumatore che non beve tanto per bere, ma beve perché sa apprezzare e può anche permettere un'ulteriore valorizzazione dei nostri prodotti dal punto di vista qualitativo. Vogliamo fare gli auguri a tutti quanti? Sì, gli auguri a tutti i sommelier, a tutti i produttori di vino, a tutti quelli che ci stanno vicino, a tutti quelli che producono dei prodotti di qualità in Italia e che permettono a tutti noi di godere di questo grande prestigio enogastronomico nel mondo. Auguri. Grazie altrettanto.